Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo episodio di Dino Crisis 2. È passato un bel po' dalla registrazione dell'episodio precedente. Tutto questo non mi ricordo nulla di dove ero e nemmeno i comandi. Ok, quindi per andare lì nella zona col gas velenoso dobbiamo tornare nell'area della giungla di conseguenza. Sei sicuro di voler tornare nella giungla? Sì? Più sicuri di così non si può essere, diciamo. Per di qua, un po' in diagonale, un po' in derapata. Quindi zona col gas, mappa. Quindi sicuro dobbiamo andare nell'unica blu e poi a sinistra. Let's go. Bisognerà un pochettino fuggire. Perfetto. Bisognava per forza farli un attimo fuori. Proprio fighe le Uzi, eh. Tanta roba. Combo per 7. Ok, vabbè. Almeno prendo un no damage, mi pare. Esatto, bonus difesa. Inteso come buona difesa. Qui dobbiamo andare a sinistra. Vattene a cagare. Aiuto! Morite, morite, morite! Ok, sto andando bene, vediamo. Mappa. Sono là, si deve andare a sinistra. Ok, sto andando bene. Scendiamo. Poi Regina ha molto più stile di Dylan. Forse non avrei dovuto lasciar passare così tanto tempo tra l'ultimo episodio e questo, anche per mantenere un filo mentale, un filo conduttore, mentre così. Che se mi ricordo per lo più tutto anche da prima della partita. Allora, avanzo. Combo per 7, scendiamo. Buona difesa a go-go con le Uzi, ma non vedo come non potrebbe essere così. Uzi di cui i caricatori sono infiniti praticamente. Durano l'intera scorta di munizioni, top dello stile proprio. Tieni la combo. Non ho mantenuto la combo, vabbè. Mezzo stecchito, mezzo no. Ma subisci. Quindi è giusto qui? Sicuro. Confido di non sbagliare nell'andare qui. Mamma mia, mi ha preso. Cioè, ne sono poi troppi. Devo fare proprio la danza dell'Uzi. Per di qua. Spero di non starmi a sbagliare e che il tratto lampeggiante indichi la via. Schiattate. Non è neanche schiattato.
Sì, sparano tanti colpi ma fanno abbastanza cagare. E dai. Via. Ok, morti. Ora, di qua. Ma vaffanculo. Ok. No, non è ok, proprio un bel nulla. Si può scendere giù. Oh, qui era dove non si poteva andare. Zona gas velenoso. You. Ok, indossate la maschera antigas. Non penso ci siano pericoli all'orizzonte. Un po'. Scarafaggi. E andiamo. Per di qua. Sala smaltimento rifiuti. Bene. Dopo aver aumentato un po' le munizioni del mitraglione leggero, perché ricordo che quel mitraglione a una certa era davvero utile. Quindi lo riprendo. Lo stai disciottando a manetta, com'è possibile? Questo luogo non me lo ricordo affatto. Ok. Muori in pace. Cos'è quello? Si sale, no? Morite! E niente, non si risolve. Lo stanno sciamando? Ok. E tu? Anticipo, 14. Anticipo. Oh, ma me la scrocca una mozzicata però. Per 18. Scendiamo, sennò qui non si risolve più. Perfect. Buona difesa, 6.000. Max combo 18, 10.400. Iniziano a fioccare letteralmente. Allora sembra sia alimentato. Vuoi utilizzarlo? Sì. Ok. Hai preso disco dati della terza energia. Obiettivi di missione aggiornati. Adesso dobbiamo andare a inserire questo. Obiettivi di missione primario. Missione completata. Ritorna vivo al tuo periodo temporale. Ok. Vediamo un po'. Usciamo da qui, sito di lancio. Si è interrotta la musica. Il silenzio. You again? Persistent thing, aren't you? Regina fa la saggia scelta di tornarsene dentro al rifugio. Sembrava più calma quando ha aperto la porta. Vabbè, vediamo cosa da dire. Dylan.
Jillian, you scared me. I finally found the third energy data disk. Great. Now we can get out of here. I brought the patrol ship around behind the building. Come on, let's go. What? It's our Cyclops friend again. It can't be. That T-Rex is already... Attack on missile launcher confirmed. Activating emergency interception mode. Missile will launch in 10 minutes. Evacuate immediately. The computer is malfunctioned. This is not good. Where's the control panel for the missile? It's inside the warhead. I'll go in and shut off the controller. You go ahead and evacuate. Okay. You be careful. Ok, con Regina andiamo a disattivare il pannello per il lancio. Questa sirena è insopportabile. Hai 10 minuti per disarmare la modalità di emergenza di intercettazione della testata. La chiave per abbattere il gigantesco dinosauro è utilizzare il sistema di controllo dell'immissione del gas infiammabile sulla passerella. Ok, c'ho l'arma. Maledizione. Vaffanculo allora. Porca di quella troia. Ok, medikit piccolo. Devi tirare un fottuto colpo a sto coso. Perché non tiro le fiammate di merda? Ma vaffanculo, va, mi fa vedere che lo dovevo picchiare, invece lo devo premere. Vabbè. Buonanotte. Ah, devo sia premere che poi... Allora, torniamo su questo. Ce n'era uno, qui mi pare. Ecco qua. E brucia. Pensavo di dover schivare un fucking attacco. Vai, brucia. Ma è stupido, ci va contro il fuoco, anche se lo accendo prima. Dai. Un po' di buona volontà. Ok. 15K. Vediamo un po'. Ok, per qualche inspiegabile motivo alla morte del tirannosauro si è riattivata la passerella, quindi possiamo proseguire. Dovrò andare di piccolo, sì. Proseguiamo dritti. Dritto per dritto. Cosa c'è qua? Uno schermo. Parliamo con lo schermo. L'alimentazione ottica del ponte disattivata. Sul schermo è mostrato il programma di ripristino della corrente. Vuoi riattivare il programma? Sì. Due insieme di qua. Due l'opposto.
Due insieme sicuro. Con un colpo, un one shot. Adesso è un po' più difficile. Tutti, uno sclerato. Va bene. Ok. Si apre la passerella, 6 minuti. Come on. Gira che ti gira intorno al missilozzo. Qua un ascensore, vuoi prendere l'ascensore? Sì, dai, che siamo venuti a fare. Corri, reggi, corri. Corri, attiva il pannello. Bisogna incontrare la testata, da qui puoi aprire la copertura. Vuoi utilizzare il terminale? Sì. La modalità di emergenza di intercettazione è attiva. Vuoi disattivare il programma? Sì. La modalità di emergenza di intercettazione è stata disattivata. Bene. E silenzio fu. Non è più necessario utilizzarlo. Solo l'angosciante rumore dei passi ci riporta al di sotto della punta del missilozzo. Cosa ci aspetta non si sa. Torniamo indietro nel silenzio. Destroyed. Warning, warhead armed. Evacuate immediately. Ok, ci troviamo qui. Niente, non abbiamo per lo più nulla da... Vabbè, no, invece abbiamo da acquistare, perché con questi soldi che ho, alla fine è inutile tenermeli. Per cui supporto. Scheda d'oro, mettiamo la corazza leggera, i danni subiti verranno ridotti a metà. Sì. Poi qua, indossando questa corazza non perderai sangue dopo essere stato colpito, va bene. Allora, evacuazione immediata. Evacuiamo immediatamente. Andiamo giù. Oh merda. Andate a cagare. Fugone. Fugone, fugone. Oh cazzo. Si stava per mangiare. Oh merda. Andiamo di qua. E il fugone c'è. Are you okay, Regina? Get on, quick! Oh, give me a break, man! We're dead! We have to get as far away from this place as possible. Let's head down the river. Great, the water gate's closed. We can't go any further. Wait, there's a valve. Maybe we can open the gate manually. Whoa! Let the men handle this. Let's go, bro. Fine. You boys, play nice now. Okay, up there. Right. Well, here goes. Ugh!
Ok. Stanno per attaccare David. Mentre apre la chiusa utilizzando la mitragliatrice in cima alla torre di guardia. Tostissimo. Non si può usare manco la levetta, quindi proprio con le freccette sgrause del joypad di Xbox. Tristissimo. Vaffanculo, maledetto. Saluta di David. È in pericolo. Forse ho trovato un punto in cui devo premere solo destra e sinistra. Top. Va bene. E poi lì è buggato. Prende quello a sinistra, lo becca anche se sta totalmente fuori. Ok, abbiamo protetto abbastanza. I rule! Bingo! Dylan, let's go back! Watch out! Si sacrifica quando poteva buttarsi anche lui. No! What did you say? Home. I don't understand. You want me to come with you? Protegge ragazze dai dinosauri e attraversa la giungla e andiamo. Tre colpi e stramazzano. Si va. Si avanza. Come se non ci fosse un domani, vai. Okay. Avanza, tizia dai capelli biondi. Oh, shit. Muori. Muori. Un altro. Boom. Vai, è andato. Puoi avanzare. Niente, non stramazza. Vuoi morire? Muore! Ok. Fa veloce prima che ne arriva un altro. Ok, perfetto. Giungla, zona sconosciuta. Ok, puoi andare. Mare! Avanza. Muori. Ok. Vai. Dai.
Ah, di tutto però vogliono attaccare soltanto la biondina, ma non si caga più nessuno. Come se fosse più appetibile, i dinosauri lo sanno. Meno vestiti da toglie forse, chissà. Della ragazza è a metà, quindi speriamo bene. Io che faccio? La scala. No, se la stanno a mangiare. Ma no, schiattate. Vai, avanza, avanza. Cancello gigante open. Zona servizi, facciata. Di faccia vuol dire. Si va. Almeno sto pezzo se l'ha fatto di corsa. Vabbè. Ma vaffanculo, va. Ecco qua, era il fratello. Sono incastrato fra il fottuto dinosauro e la scala. Ok. Sciottati. Devo tipo andare a premere tutti gli interruttori, mi sa. Solo se vuoi morire, perché se poi non vuoi morire non fa niente. Saliamo ancora. Interruttore. No. Fail del dinosauro a salire. Lo puoi utilizzare? Mi è scappato che cosa, però sì. Lo utilizziamo, dovrebbe togliere un paio di laser. Vabbè, tu sali, io scendo. Ci ho messo tanto e adesso devi riscendere. Allora, oggetti, armi, arma primaria. Sto a fare? No, questo. Ma avete proprio abbondantemente scassato. Dai. Yeah. Dai, fatti coraggio, buttati. Buttati. Ma no, no, buttati, fidati. No, fidati. Dai, fallo. No, no, non ti devi preoccupare. Sì, lo so, è un po' alto. È un po' alto. Ma no. Fidati, fidati, dai, vieni, 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 dai. Vai che ce la puoi fare. No, niente, è sclerato. Dai, puoi, 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 puoi. Vaffanculo, te l'ho detto che potevi. E il pannello del sistema di alimentazione, lo vuoi utilizzare? Sì. E due. Però il lanciafiamme lo vedo un po' più efficace. E poi si stiamo dovendo utilizzare, ormai lo sappiamo a memoria. Anche il giallo va giù. Yellow. Siamo qui. Giriamo di qua. E andiamo anche al pannello blu. Blu. Dovevo utilizzare, sì. Vabbè, sta cosa magari del tutto inutile, mettiamo un po' di lanciafiamme che ci gasiamo un po' col fuoco. La giustizia. Buttati giù, buttati giù. No! In sincro. E là. Vi annaffio. Che cosa vuole ancora?
Che vuole ancora? Che salgo e clicco su... sul pannello qui? Sono i controlli della serratura di tutti e quattro i blocchi. Sono attivi. Utilizzare il pannello di controllo? Sì. Dai. Dai. Ed entriamo. Ingresso struttura. Allora, andiamo per di qua. Sala del sovrintendente. A sovrintende. Open. Un altro disco, altre info. Ok, mentre intanto fa notte, andiamo al PC. E direi che per questo episodio, dato che sto facendo anche notte, vuol dire che di tempo ne è passato e tutto, possiamo andare a salvare. Quindi questo era proprio il penultimo episodio. Nel prossimo concluderemo, volevo lasciare proprio il finale a parte in un altro episodio, quindi andiamo a salvare. Vi invito a lasciare un bel like e un commento qui sotto al video, fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.